fatto con lo specifico e leggero Calaffi accoglierà i giovani, perché il rap, ma in una forma cristiana, sarà un motivo per aggregarli, per dare loro il senso della gioia. E poi si entrerà nel vivo dello spettacolo, dove il Gen Russo, insieme con i 70 volte 7 ed alcune testimonianze, prepareranno con tanti canti l'evento dell'ascolto della veglia, e quindi di quello che il Papa avrà da comunicare ai giovani. E nella seconda parte continueranno in qualche modo su questa tematica, preparando poi quello che sarà il momento più personale e comunitario di incontro attraverso l'adorazione, la confessione. Anche chi non riusciva ad andare in Polonia a vivere questo momento in condivisione, cosa più bella, per tanti altri incontri, anche perché ragazzi da ogni parte d'Italia, si diceva dal sud, dalla Puglia, la Lombardia. Sì, ma innanzitutto non ci dimettono. L'evento della giornata mondiale dei giovani, che ormai è tradizione della Chiesa, ma ha tutta la sua dirompente attualità oggi. Oggi viviamo un momento dove tutto sembra chiudere, chiudersi, diventare opposizione. Ho letto ieri 15 ore di fila, no? Attraversare la manica, quindi sono segnali molto evidenti. I segnali che vengono dalla violenza, dalla morte, che creano e sollecitano paura, e non a caso poi c'è chi cerca di costruire sulla paura. Ebbene, in questo contesto la giornata mondiale della gioventù è una luce che si incunea dentro questo buio proprio per rischiarare, per rompere il buio. È un messaggio che ci viene di fraternità, è l'occasione dove giovani di tutto il mondo si ritrovano, giovani di paesi diversi, dove probabilmente ci sono anche contrasti tra paesi, guerre tra paesi, lì ci si ritrova fratelli, e questo è l'evento, diciamo, della giornata dei giovani. Che questo si svolga a Cracovia è un fatto che coinvolge certamente più di 2,5 milioni di giovani, ma rimane sempre un fatto locale. Perché questo possa diventare un'esperienza vissuta in maniera sempre più larga, ecco, abbiamo pensato di creare questo evento che si svolgerà lì a Mariconda, per permettere a tante persone che non sono andate a Cracovia di poter partecipare da qui. Noi abbiamo certamente una buona rappresentanza a Cracovia, però è sempre minima rispetto a quelli che è auspicabile che possano condividere questo momento. Quali parole funzionano? Per quello che è, ormai dentro una tradizione, la giornata mondiale dei giovani, certamente un'occasione che qualifica il rapporto tra la Chiesa e la gioventù. Nasce questa esperienza con Giovanni Paolo II, che ritengo che in assoluto sia stata la persona che ha incontrato più giovani nel suo tempo in cui ha svolto il ministero di Papa. E oggi ha messo talmente radici questa esperienza che ha ritrovato forte vitalità anche intorno alla figura di Papa Francesco. Se ricordiamo quello che è successo in Brasile, il discorso è molto emblematico. È un'esperienza che certamente si colloca anche in un tempo particolare. Cioè, se leggiamo noi le notizie di questi giorni, e credo siete voi che le date, vediamo come c'è un mondo preoccupato, vive la paura, vive le contraddizioni che esplodono, vive la violenza, vive queste forme di aberrazione umana, no? Nel senso che lì dove noi incontriamo persone che si uccidono per uccidere, è capire che il discorso non funziona più. Ebbene, un evento che raccoglierà più di 2 milioni di giovani
il cui motivo è ritrovarsi non contro, ma per. Credo che sia un fatto estremamente che parla a questo mondo oggi. No, tutti si chiedono come, che cosa, che succede. Penso che questo evento è una risposta, una proposta, è un'indicazione che ci sono altre vie fuori da quella dello scontro, quello della violenza, quello della sopraffazione. Oggi si parla di guerre di civiltà, no? Tutte queste cose. E lì si ritroveranno giovani provenienti da tutto il mondo, di paesi diversi, da sensibilità diverse, da situazioni diverse, di paesi che di per sé sono in guerra tra di loro, e lì questi si ritrovano a condividere. Io credo che questa è l'esperienza grande. Nello stesso tempo, come il Papa ha voluto indicare, e questa era la cosa anche più, diciamo così, ovvia, no? Consola, diciamo, che si colloca nell'anno della misericordia. Un altro messaggio, direi certamente anche originale. Voi sapete che l'originalità del messaggio di Gesù, la sua specificità, l'unicità, è proprio sul discorso della misericordia, quello dell'amare il nemico, fare del bene a chi ci fa del male, che è un po' la contestazione in radice, direi radicale, di tutto quello che è un sistema che sembra diventare dominante, no? La contestazione vera a questo sistema rimane la figura, la persona, il messaggio di Gesù, che la vita passa non attraverso l'uso dell'altro, ma attraverso il dono di noi per l'altro. Questo credo che sia importante. Quindi è un evento che si svolge a Cracovia, come si è svolto in altri posti. Personalmente io ho avuto la possibilità di vivere certamente in maniera più diretta quella che fu nel 2000 a Roma. Ero lì, quindi ero dentro un po' il meccanismo della preparazione, l'organizzazione. E è impressionante l'esperienza come tale. Io posso solo dire questo esempio, no? Noi a Roma avevamo 2,5 milioni di ragazzi per una settimana. Finita la giornata, noi ci eravamo convenzionati con scuole, istituti di tutti i tipi, tutti chiedevano garanzie, tutti chiedevano assicurazioni, polizze su polizze e così. Noi dovevamo chiudere la vicenda e constatammo che solo in due scuole c'era stata la rottura di 3 vetri, cioè tutto l'impalcatura della prevenzione, così si era ridotta 2,5 milioni di ragazzi, che ovviamente si muovevano nella città, come se qualcuno di voi ha l'immagine. E nello stesso tempo ricordo quando facevamo gli incontri con Giovanni Paolo II, lui ricordava sempre l'unicità di Roma, ma parlava sempre di un'altra sua esperienza, che era stata la giornata a Denver, negli Stati Uniti, dove anche lì, quando all'inizio dell'evento, della giornata, praticamente il Papa trovò una città letteralmente militarizzata, nel senso che polizia da tutte le parti, e lui poi constatava che invece non ci fu un minimo incidente, cioè chi aspettava l'evento pensava di essere uno dei concerti famosi là, l'Augusto o cose del genere,
mentre lì si è ritrovato un incontro di giovani, tra l'altro lì in un contesto ambientale non facile perché pioveva quasi sempre, dove era semplicemente la gioia dello stare insieme. La stessa cosa era successa a Madrid, a Parigi, città certamente che più laicizzata non si può immaginare, dove la prevenzione è stata veramente travolta e spazzata via dall'evento, dalla presenza. Adesso certamente questa si svolge a Cracovia, che certamente un po' il contesto ambientale sarà diverso, quindi dove lì tutto parla di Giovanni Paolo II. No? Quindi per me è un evento che già il fatto stesso è un grande messaggio, un grande segnale, un grande grido di speranza offerto all'umanità. Io penso che questo, ecco perché più si riesce a far sì che questo evento parli a tutti e più veramente facciamo un servizio di bene. Da qui nasce, e io ringrazio Don Angelo, proprio questa idea di far sì che oltre a quelli che sono partiti da Salerno per Cracovia, adesso credo che siano ancora in viaggio, noi sono partiti 120 ragazzi direttamente organizzati dalla diocesi, poi ci sono tutti quelli legati ai movimenti, quindi credo che Salerno è più che rappresentata sotto questo aspetto. Però è altrettanto vero che come noi già facemmo, in quel caso a livello regionale, in occasione della giornata di Rio de Janeiro, abbiamo cercato di offrire questa possibilità. Cioè che anche chi non è andato a Cracovia colga almeno quello che è, direi, il cuore dell'esperienza, che è la veglia, che normalmente la giornata mondiale si organizza in maniera abbastanza articolata, però poi il momento, direi, culminante sarà la veglia la notte, la sera, e poi ci sarà la messa conclusiva la domenica. Offrire la possibilità a ragazzi qui della nostra realtà, ma anche chi vuole, ecco, di poter condividere e vivere questa esperienza direttamente, è, a mio modo di vedere, una opportunità molto bella, molto ricca. Ovviamente abbiamo cercato, e ancora ringrazio Don Angelo per tutto quello che è stato fatto, perché è impegnativo organizzare una giornata mondiale dei giovani, ma nel suo piccolo credo che sia impegnativo anche fare queste cose, no? Per cui ci sarà un piccolo evento all'interno del quale c'è questa opportunità. Poi il Don Angelo vi spiegherà meglio come si svolgerà concretamente. Da parte mia, oltre che l'incoraggiamento, l'invito a far sì che possano partecipare più persone, perché, ripeto, in questo momento è un grande messaggio di speranza, di luce, dentro un buio che sembra come un vortice così irreversibile. Poter partecipare è una ricchezza. Ovviamente mi coglie l'obbligo anche di ringraziare chi ha collaborato a creare le condizioni perché questo si realizzi. Doveva esserci anche l'assessore ai servizi sociali, quindi attraverso di cui ringrazio il Comune che ci ha dato una mano per realizzare questo, come anche altri, direi, privati che hanno collaborato in maniera diversa, e anche tanti volontari. Quindi questo io credo che sia per me doveroso. Io cercherò di, non cercherò, ci sarò anch'io, nel senso che mi sentirò parte viva di questa esperienza, proprio per cercare di essere vicino ai nostri ragazzi, ma anche vicino a quelli che sono andati dall'altra parte. Ecco, questo io credo che sia una cosa molto bella. Per quel che mi riguarda, ci tengo, ecco, a ripetere e sottolineare come l'evento come tale
è direi il messaggio che lo identifica, oggi in questo tempo può essere e deve essere direi qualcosa che ci porta fuori dall'incubo, ci dice che un modo diverso di essere nella vita e di affrontare la vita e di vivere le relazioni tra le persone è possibile. È possibile. Dove è importante riconoscere, direi, ciò che ci unisce nella dignità per costruire un cammino condiviso. Invece il rischio è che si scommette su ciò che a volte divide, ciò che separa e contraddice, no? Personalmente sono straconvinto che se noi come atteggiamento usassimo quello di riconoscere ciò che ci è stato donato nella vita, l'elenco sarebbe talmente lungo che non arriveremo a fare l'elenco delle cose di cui ci lamentiamo, no? Invece normalmente purtroppo che succede? Che quando due persone si incontrano, come va? Se va bene, insomma, no? Ma normalmente si cerca l'occasione per buttare le croci sugli altri, mentre Gesù ci chiede di prendere le croci. E credo che sia la sfida vera, rivoluzionaria, che Gesù ha immesso nella storia dell'umanità. E lì dove è stata raccolta questa possibilità, si è costruita pace, si è costruita giustizia, si è costruita possibilità di vivere la gioia della vita. Lì dove invece si cercano altre vie, vediamo che quello che sembra la soluzione oggi è il disastro domani. Questo credo che sia il senso un po' di quello che stiamo vivendo. Quindi mi auguro che veramente, ecco, anche questa occasione diventi un contributo a costruire un modo diverso di stare insieme. Io vedo, no, come spesso si parla molto dei valori, della conservazione dei valori, e poi le scelte sono quelle che creano le condizioni per spazzarli via. Bisogna recuperare un senso di coerenza, che se io credo in un valore poi dovrei creare tutte le condizioni perché quel valore diventi possibilità di vita. Se invece sembriamo molto dissociati, no? Nel senso che a volte ci esaltiamo, a volte ci buttiamo giù, a volte siamo autolesionisti, credo che il messaggio di Gesù, siate misericordiosi, come misericordioso il Padre, sia l'esperienza di un incontro dove non si è contro ma si è per, e dove ci si può incontrare, stringere la mano, abbracciare, condividere, venendo da situazioni diverse per ritrovarsi fratelli. Questo è importante. E la cosa emblematica è che certamente lì, in quel luogo, in quel tempo, ci saranno molti ragazzi provenienti da paesi dove ci sono a livello ufficiale le conflittualità politiche, diplomatiche, di guerra, e lì si ritrovano fratelli. Credo che sia questa la più evidente testimonianza che ci guadagneremmo tutti se ci mettessimo veramente nella disponibilità di raccogliere quella proposta, quel messaggio, e cercare di costruirci un cammino che guardi oggi come evento, ma soprattutto diventi possibilità per costruire anche il domani. Ricordo che anche grazie anche da parte mia, contenuto in qualche modo lo ha illustrato l'arcivescovo, io voglio solo brevemente dirvi che c'è l'accoglienza, attraverso la gioia della musica cristiana si serviranno in genere un repertorio della musica leggera o della musica internazionale per dare dei significati ai valori di cui parlava Sua Eccellenza.
Al centro di questa prima parte c'è certamente il collegamento con Cracovia che avverrà tramite i video e quindi ci sono degli spettacoli negli altri in comune del fatto che ci sarà anche un'area food proprio per dare modo di poter in qualche modo